C'è una questione di geopolitica internazionale che potrebbe riguardare, pensate un po', l'AS Roma. Il perché lo scopriamo insieme ad Armando Tolu di BDS Italia. Buongiorno Armando. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque, prima di parlare con Armando, vi annuncio: BDS è un movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e per le sanzioni contro l'occupazione e l'apartheid israeliana nei confronti del popolo palestinese. Allora io, Armando, partirei proprio da qui. Perché si può parlare di apartheid? Perché è importante un'azione di boicottaggio, disinvestimento e di sanzioni nei confronti appunto di tale apartheid? Sì, la questione dei diritti umani negati in Palestina non è da adesso, diciamo, da quando sono cominciate a venire fuori anche i rapporti di alcune associazioni, alcune che lottano per i diritti umani, come Human Rights Watch e anche adesso Amnesty International, ma è molto vecchia nel tempo. I palestinesi ci stanno combattendo da tanto tempo nonostante le denunce. Infatti nel 2005 nasce proprio dalla Palestina, dalla società civile palestinese, in questo movimento che tu hai descritto, e proprio per la mancanza di alternative, di modi alternativi di esprimere le vertenze palestinesi, visto che ogni altra forma di resistenza è stata negata, è stata criminalizzata, è resa inattuabile. È necessario combattere, diciamo, questa tendenza, perché della negazione dei diritti umani in Palestina, così come è stato fatto anche in Sudafrica alla fine degli anni 50, che un boicottaggio simile a questo ha consentito alla comunità internazionale di obbligare il Sudafrica a cambiare rotta. Ha avuto un successo, come tutti sappiamo. Diciamo che il movimento di BDS della Palestina si è ispirato a questo movimento. Nello specifico lo sport è uno dei tanti aspetti della vita dei palestinesi, che viene sottoposto ad apartheid, un apartheid feroce. Tutti si ricordano, per fare un passo indietro, quando un anno e mezzo fa è arrivata la notizia che Israele distribuiva ai propri cittadini milioni e milioni di dosi di vaccino, escludendo del tutto la popolazione palestinese, che pure è sotto il suo controllo e per obbligo non tanto morale ma un obbligo di legge internazionale, eccetera, era obbligata a rifornire di questi vaccini. Certo. È venuta fuori questa notizia, tutti si sono meravigliati, indignati anche. Ebbene, questa è la normalità in Palestina, sotto occupazione da parte di Israele. E lo sport non è da meno, non è meno oppresso. Assolutamente. Tra l'altro, ti fermo un attimo, Armando, insomma. Nella vostra lettera avete scritto che ci sono stati dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni, parliamo di Mohamed Gnaim, Taher Yasuri, Zaid Gnaim, tutti ex calciatori, dico ex perché purtroppo sarebbero stati uccisi dalle forze dell'esercito israeliane tra aprile e maggio del 2022, tutti calciatori proprio lì in Cisgiordania, dove la Roma, e adesso torniamo sul filone originale, ha deciso di giocare un amichevole il 30 di luglio contro il Tottenham, più precisamente ad Haifa. Ecco, cosa chiedete voi all'AS Roma? Noi chiediamo che rispetti quell'etica, quei valori che sono propri dello sport, e aderisca a questo appello che viene dalla Palestina direttamente. Due squadre palestinesi, il Balat Youth e l'Ampute Association Football, sono due squadre, una di Gaza e una della Cisgiordania. Ambedue si rivolgono direttamente alla Roma chiedendo di non prestarsi a questa opera di copertura dei crimini contro l'umanità che vengono perpetrati in Israele.
perché lo sport è fatto così, cioè se, se viene usato per, come propaganda, così come fa Israele, faccio una parentesi, questo torneo che si svolge ad Haifa coinvolge altre squadre, tra le quali anche la Juve, non solo la Roma, praticamente viene descritto proprio esattamente per esaltare le, gli avanzamenti tecnologici da parte di Israele. Noi aggiungiamo sono avanzamenti tecnologici che investono soprattutto la sicurezza e la il militare. Certo, infatti allora, il trofeo si chiamerà trofeo high tech e per l'appunto Israele sta investendo soprattutto adesso dopo la visita di Joe Biden che ha visitato Israele proprio per discutere di come aumentare la sicurezza di Israele. Lo stesso Joe Biden ha detto che bisogna investire di più in sicurezza per lo Stato di Israele. Poi ci sono stati dei recentissimi accordi, no, tra la Leonardo e alcune aziende israeliane per quanto riguarda tecnologia high tech per la difesa. Quindi sicuramente il trofeo high tech va ad alimentare quella propaganda per l'appunto israeliana relativa appunto all'high tech per quanto riguarda l'apparato bellico. E allora il BDS Italia, lo ricordiamo, sta chiedendo espressamente alla S Roma di boicottare essenzialmente questa amichevole, questo trofeo amichevole, quello high tech ad Haifa, per rispettare quelle che sono le norme dello sport a livello internazionale. Grazie Armando Tolu per essere stato con noi, tra poco continuiamo a parlare di questo aspetto però con Stefani Westbrook, sempre del BDS Italia. Grazie Armando, buona fortuna. Grazie a voi, arrivederci. Ebbene, stavamo parlando dell'azione che sta facendo BDS Italia. BDS sta per boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'apartheid israeliana nei confronti del popolo palestinese. Bene, un'azione rivolta verso la AS Roma, la società sportiva della capitale. Ne parliamo con Stefani Westbrook, sempre del BDS Italia. Buongiorno Stefani. Buongiorno, buongiorno. Dunque, perché è importante boicottare questa amichevole, quella che il 30 luglio la Roma dovrebbe giocare in teoria contro il Tottenham ad Haifa, nel territorio palestinese? È per dare un messaggio chiaro al mondo dello sport? Sì, direi che in primo luogo c'è proprio una richiesta dalle squadre palestinesi, che è arrivato direttamente alla Roma. In questa lettera elencano tutte le violazioni dei diritti umani dal punto di vista dello sport, che è un, diciamo, che può essere visto come un microcosmo, no, di quello che subisce tutta la popolazione palestinese. Ci sono stati tanti giocatori, anche molto giovani, uccisi dai soldati israeliani o a seguito di bombardamenti. Sappiamo di tanti giocatori che sono stati arrestati e detenuti senza capi d'accusa, stadi e impianti sportivi bombardati. Ci sono anche le restrizioni sui movimenti, quindi se si pensano a una squadra di sport, cioè viaggiare è molto importante anche solo per andare a allenarsi o andare a giocare. Restrizione che a tal punto che è diventato difficilissimo, se non impossibile, svolgere la Coppa della Palestina, che viene svolta da chi vince nella Lega a Gaza e chi vince nella Lega in Cisgiordania, proprio per queste restrizioni che rende impossibile per i giocatori di arrivarci. Quindi se lo descrivono molto bene in questa lettera da queste squadre palestinesi, no? Che a pensare a tutto, con tutte le difficoltà che crea l'occupazione, l'apartheid israeliana, arrivare primi nella propria lega e non poter giocare la campione, no? Che è veramente una cosa certo. È difficile, insomma. Certo. E in più ricordiamo che la Federcalcio israeliana comprende nelle proprie leghe ufficiali delle squadre con base nelle colonie illegali costruite su terre palestinesi, e quindi si vede che questa partita, questa amichevole, che non è l'unica amichevole che si svolge in Israele nei prossimi mesi, fa parte di quello che si chiama sports washing, che sarebbe usare lo sport per creare un'immagine positiva di se stesso, no? Che può essere un'impresa che fa lo sponsor oppure uno stato che ospita queste partite. E lo vediamo con tanti regimi
di oppressione in giro, certo, per il mondo, e Israele non deve essere trattato diversamente. Ad esempio, sì, mi viene in mente ad esempio, sì, Recep Tayyip Erdogan in Turchia, che detiene la proprietà, ovviamente per vie traverse, di alcune squadre turche, una delle quali avrebbe giocato anche con la Roma in Champions League nella sua ultima, appunto, qualificazione. Esattamente quello, insomma, è una questione di immagine, di lavarsi l'immagine, no, di fronte alla comunità internazionale, usando lo sport, che poi ha dei valori ovviamente sani, dei valori che sono totalmente differenti da quelli di un occupante, di uno stato occupante o comunque di una dittatura. Molto bene, questi valori dello sport, questa è la richiesta del popolo palestinese. Ci sono state delle risposte da parte della AS Roma? Io so che ci sono state delle risposte per ora dai tifosi, dal gruppo organizzato Fedain, che avrebbe apposto uno striscione, no, di fronte a Trigoria, uno striscione dove si chiedeva da parte della curva sud della Roma di non giocare questa partita ad Haifa, proprio perché Israele viene considerato anche dai Fedain, appunto, uno stato occupante. La Roma come società vi ha dato risposta? La Roma non ha dato risposta finora, però quello che è stato molto molto positivo è vedere come reagiscono le tifose e i tifosi. No, c'è stato questo striscione, ma sui social abbiamo visto tante voci alzarsi contro questa decisione, e anche ai primissimi giorni dopo l'annuncio ufficiale della squadra sui social di questa partita, la reazione dei tifosi è stato immediato e contrario, e hanno anche parlato di come andare a giocare in Russia in questo momento, quindi hanno riconosciuto subitissimo che questa era una decisione sbagliata, perché vedono come questa partita va a premiare in qualche modo Israele, dandogli questa occasione di ospitare una squadra come la Roma, quando in questo momento dovremmo fare come ha fatto tutto il mondo dello sport, appunto, contro, sì, la Russia, per evitare che la Russia usasse lo sport per questi scopi, e quindi chiediamo che gli stessi principi vengano applicati a Israele. Certo, ad esempio nel mondo del calcio, rimanendo nel mondo del calcio, la UEFA ha deciso lo scorso anno di non far qualificare le squadre russe per la UEFA Champions League, sicuramente il trofeo più ambito del mondo quando si parla di club, mentre alcune squadre israeliane hanno potuto giocare tale competizione, poi non sono andate avanti per demeriti sportivi ovviamente, però la situazione è la stessa. Allora la domanda sorge spontanea: perché la Russia viene sanzionata, Israele no? Sì, infatti anche la FIFA è da tantissimi anni che proprio la Federcalcio palestinese chiede che Israele escluda dalle sue leghe oppure venga sospeso dalla FIFA queste squadre che stanno nelle colonie, e questo è una palese violazione ovviamente del diritto internazionale, ma dello stesso statuto della FIFA, che non permette di giocare partite sul territorio di un altro membro della FIFA, e la Federcalcio palestinese lo è, senza il permesso, e quindi questa è proprio una violazione palese che non viene mai affrontata dalla FIFA. Però abbiamo sentito, c'è stata un'intervista interessante con Mourinho, allenatore della Roma, sì, e qualche settimana prima di questo annuncio di questa partita, in questa intervista parla della guerra in Ucraina, però lui ricorda le altre guerre in giro per il mondo, in Africa, e parla anche della Palestina e della striscia di Gaza, certo, e si chiede cosa possiamo fare, certo, e quindi queste squadre palestinesi gli hanno dato la risposta è isolare chi viola i diritti umani invece di premiarlo. Certo, sport e politica continuano dunque ad essere legati da questo legame indissolubile, sport come vetrina politica anche. Grazie a Stephanie Westbrook di BDS Italia per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi.